Ma ciao a tutti! A volte è dura credere alle parole di qualcuno perché non ci fidiamo mai abbastanza degli altri, quando ci raccontano storie fuori dal comune. Ma se queste storie avessero anche un video? In quel caso non possiamo non crederci, dai! Oggi infatti andremo a vedere alcuni dei video più incredibili che mostrano persone e scene fuori dal comune, che se raccontati a voce non avrebbero fatto lo stesso effetto. Se siete seduraiati e avete già visitato la pagina Instagram del canale, cominciamo! Numero 1. Quando pensiamo ad animali come i beluga, non pensiamo di certo a quanto sono bravi, nello sport o altro. Strana frase, vero? Questo beluga non si sa come è riuscito a comprendere i gesti umani ed eseguire una mossa tipica dei cani, cioè riportare indietro un oggetto lanciato dal padrone. Anzi, in questo caso un pallone da rugby. Non è proprio il padrone quello sulla barca, ma penso siano davvero molto amici se è riuscito addirittura a giocare con lui a questa cosa. A quanto pare questi pescioloni sono molto amichevoli e hanno voglia di socializzare. In effetti guardate che musoni adorabili. Numero 2. Quando per esempio nei cartoni c'è il vento molto forte, le persone tendono addirittura a volare via. Pensate sia una cosa solo da cartone o film, quindi? Guardate questo allora e vi ricrederete. Assurdo, nemmeno le case sono in salvo. Numero 3. Facile usare gli sci sulla neve. Ok, non lo è poi tanto. Ma se provate a usarli, ecco, sulle foglie d'autunno? Ecco che la sfida si fa più tosta. Magari ci mettiamo pure in mezzo degli alberi e il gioco diventa impossibile. Non per quest'uomo, a quanto pare. Numero 4. Volete vedere una cosa che non avete mai visto in vita vostra? Preparatevi e reggetevi forte per la magia, come riempire un camion solo di uccelli. Numero 5. Questa storia è diventata virale poco tempo fa, forse un mesetto. Avete presente la Tesla? Quelle incredibili macchine che possono anche guidarsi da sole. Sicuramente è una cosa fantastica e ovviamente costosa, ma non per questo bisogna smettere di fare attenzione addirittura addormentandosi per strada. Come loro. Sì, questa dolce famigliola a quanto pare sta dormendo lasciando la macchina a fare tutto il lavoro. Anche Elon Musk dopo aver visto il video è rimasto senza parole. Per quanto la tecnologia possa andare avanti, non bisogna mai lasciare tutto in mano ad una sola macchina. Ah, non è nemmeno stato il primo caso. Numero 6. Avrete sicuramente visto molte immagini sulle ore di punta in alcuni paesi asiatici, ma avete mai visto dei video su come salgono sui treni durante queste ore affollate? Beh, ecco qua quello che succede quando si riempie un treno con 5.000 passeggeri che dovrebbe in realtà portarne al massimo 1.500. Questa è la stazione più affollata del mondo in Bangladesh. Anche l'India non scherza. Numero 7. Ronald Reagan è un uomo a cui non frega davvero niente delle diversità culturali o delle scelte di Trump. Così ha deciso di installare delle altalene rosa nel confine tra Stati Uniti e Messico, per permettere a tutti di divertirsi e connettersi tra di loro, superando le diversità culturali. Chiunque passi per quel confine potrà conoscersi, anche stando su due lati opposti e avendo due culture differenti. Davvero un gesto bellissimo il suo, che insegna come il mondo sia un'unica cosa. Numero 8. Pensate di aver visto tutto nella vita? Allora vi sbagliate. Al circo possiamo vedere elefanti ammaestrati fare grandi cose, ma mai quanto questi elefanti addestrati da un ragazzo di soli 20 anni. Assurdo, vero? Al contrario degli altri bambini, Rina Kessel preferiva giocare con gli animali e un giorno ha capito di voler diventare amico degli elefanti, che è addirittura riuscito ad addestrare per fare certi numeri. Fuori dal comune. Questi due elefanti sono come suo fratello e sua sorella per lui, nati e cresciuti insieme. Numero 9. Ridare la vita è una cosa che si può vedere solo nei film o negli anime, specialmente in quelli. Tipo Bleach, dove ogni volta che muore qualcuno sai già che prima o poi torna in vita. Ma a volte pure nella realtà è una cosa fattibile. Un signore ha trovato un topo ormai senza vita in strada. L'ha portato quindi nella sua auto e utilizzando il riscaldamento gli ha ridato vita, al corpicino del piccolo animale che ormai stava per finire. Alla fine lo ha rilasciato nella natura dopo aver aspettato fino al tramonto che si riprendesse del tutto, davvero un cuore d'oro. Numero 10. Visto che pescare sta diventando costoso e spesso devi iscriverti ai club e ricevere tessere che non ricorderai nemmeno di avere, alcune persone hanno deciso di arrangiarsi. Thank you.
Se qualcuno vi avesse detto che ha pescato un pesce da un tombino, ci avreste mai creduto? Numero 11. Una giovane mamma di nome Vivian Gomez ha raccontato al mondo di internet la sua scoperta agghiacciante. Le telecamere di casa sua hanno ripreso una strana creatura che camminava nel vialetto del garage la notte. Ha sentito la porta aprirsi e poi qualcuno andare via di fretta, così è corsa a vedere le telecamere prima di uscire, trovando questo filmato sconcertante e forse la cosa più spaventosa mai apparsa nel paese dove abita. Sembra tipo Dobby di Harry Potter, oppure il famoso K della mitologia giapponese. E se lo incontraste voi cosa fareste? Numero 12. Gli incidenti in auto possono essere davvero, ma davvero brutti. A volte si rischia veramente di dover buttare via tutta la macchina, ed è un dispiacere. Altre volte per fortuna non sono così gravi e si può utilizzare un rimedio casalingo per mettere una piccola botta a posto. Basta dell'acqua bollente da spargere sopra la parte ammaccata e poi con uno stura lavandini basta tirare finché non si mette a posto. Insomma, facile e indolore. Ovviamente non la riporterà mai al 100% allo stato iniziale, ma è sempre qualcosa piuttosto che spendere centinaia di euro in lavorazioni dal carrozziere. Numero 13. Avete mai visto quelle scene nei film o nei cartoni dove gli alligatori all'improvviso appaiono su un campo da golf, rovinando il gioco alle persone e creando scene esileranti? Beh, queste non sono finzioni, sono riprese proprio da cose che accadono nella vita reale. Specialmente in Florida, i campi da golf con i laghetti sono l'habitat perfetto per questi animaloni enormi. Qua giocatori e alligatori convivono perfettamente. Nessuno dei due si azzarda a disturbare l'altro. E in effetti io non mi azzarderei mai a punzecchiare un animale del genere. Davvero incredibile. Numero 14. Vi giuro che all'inizio pensavo fosse un aeroplanino giocattolo, e poi è successo questo. Sembra di vedere Mission Impossible. Guardando da dietro un computer potrebbe sembrare semplice, ma in realtà è davvero complesso da fare. Bisogna avere una coordinazione quasi perfetta. Numero 15. E concludiamo con un'incredibile performance da parte di questi gattini addestrati da due donne. Una figlia e una madre hanno infatti insegnato a 10 gatti a fare delle acrobazie fuori dal comune e li hanno portati ad America's Got Talent. Immaginate che fatica, visto che i gatti sono davvero svogliati e schivi. Per di più, portarli davanti a così tanta gente deve avergli messo una bella pressione addosso, di sicuro. Avete mai pensato a cosa potrebbe esserci nel Netflix del Giappone o in quello degli Stati Uniti? Beh, io a volte sì, e in effetti ho scoperto che negli Stati Uniti hanno molte, ma molte più cose di noi, circa il 40% in più, film o telefilm unici che non vedremo mai, a meno che non usiamo un VPN, proprio come CyberGhost. Però questa è differente dalle altre. Ho deciso di accettare la loro proposta di sponsor perché a mio parere è la più completa. Siete completamente protetti quando navigate in internet. Potete guardare ogni genere di film o telefilm in ogni genere di lingua, di ogni genere di paese, utilizzando magari i sottotitoli su moltissime piattaforme diverse, quindi non solo Netflix. Ed eccone alcune. L'applicazione di CyberGhost è disponibile per Windows, Mac, iOS, Android, Amazon Fire Stick, Linux e altri ancora. E con un solo account potrete proteggere 7 dispositivi diversi. Se volete provare almeno una volta l'ebbrezza di essere i primi a vedere un film che in Italia magari uscirà l'anno prossimo, iscrivetevi utilizzando il codice che vi lascio in descrizione. Così da pagare solo 2 euro al mese. Il miglior prezzo finora sul mercato. E nel caso non siate contenti, entro 45 giorni potrete chiedere la restituzione del vostro denaro. E ovviamente l'assistenza clienti è disponibile per ogni problema di configurazione, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e in 4 lingue diverse. Con questo concludiamo. Che dire, se non lo filmavano nessuno ci avrebbe creduto di sicuro, o no? Noi ci sentiamo alla prossima, gente, stessa voce, stesso posto e orario diversissimo. E ricordatevi di passare anche dalla pagina di gaming per tante nuove top.